54 milioni destinati alle politiche attive, un protocollo che darà vita a un piano complessivo e organico delle politiche della Regione Toscana e che costituisce un nuovo patto per il lavoro sul territorio toscano. Lo hanno siglato questa mattina a Firenze nella sede della Presidenza della Giunta regionale il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Non ci possiamo permettere in questo momento di avere risorse ferme, bloccate nei cassetti. Per questo appena insediato mi sono attivato in rapporto con le regioni per sbloccare i fondi che sono necessari ad avviare un percorso di politiche attive che tra l'altro vedrà nei prossimi mesi un grandissimo investimento, perché dopo queste risorse ne arriveranno delle altre, complessivamente quasi 5 miliardi di investimento sulle politiche attive, cioè sul sostegno a chi cerca lavoro, a chi si deve formare, a chi deve difendere il lavoro. Credo che sia il modo migliore di affrontare la crisi, i danni, le difficoltà che la pandemia ha prodotto e anche il modo migliore di dare una risposta all'esigenza di innovazione e di competitività del Paese. Sul tavolo anche la vicenda GKN. C'è un confronto tecnico aperto col Ministero dello Sviluppo Economico, stiamo approfondendo tutti gli aspetti e credo che arriveremo rapidamente ad una sintesi.